cari amici, illustri colleghi, sono veramente felice di vedervi per un'occasione che, se mi consentite, è per tutti noi geografi che operano in questa facoltà, in questo Ateneo, particolarmente felice. Siamo veramente entusiasti di poter essere con voi a presentarvi il numero zero di documenti geografici che qui vedete in cartaceo, ma che in realtà è soltanto ciò che è stampabile di quello che è in online, che è in rete. Grazie in particolare agli amici che sono venuti in qualche caso anche da abbastanza lontano. Il più vicino è il collega delle donne che viene da Napoli, mentre il più lontano è il collega Celata che viene dalla Sapienza. Difatti si è perso, perché le comunicazioni e i geografi, questo lo sanno, hanno dei percorsi privilegiati. È molto più vicina a Napoli, a Tor Vergata, di quanto non possa essere Roma Sapienza. Non parlo di distanza sociale, di distanza percepita, di distanza simpatica, parlo proprio di distanza concreta, perché poi con la grande madre Sapienza siamo tutti molto legati e affezionati. Mentre il collega Zilli è effettivamente il più lontano di tutti, perché ci ha raggiunto da Trieste. Sono grato perché questa è veramente, dicevo, un'occasione importante, nel senso che tutti noi sappiamo come, sia pure a fronte di momenti di sconforto rispetto a... Un collega qualche giorno fa ha parlato di vomito di norme da parte del Ministero e dell'ANVUR, e però dobbiamo anche renderci conto che qualche cosa va mutato rispetto ai modi di essere precedenti dell'università, modi di essere che chiedevano insistentemente e coerentemente anche quello di essere valutati, cioè di poter misurare l'efficacia e l'efficienza di ciò che facciamo, sia come ricercatori sia come formatori, come docenti. E allora poter cogliere questa novità attraverso lo strumento classico della comunicazione scientifica, vale a dire la rivista, e poterlo fare per uno strumento che prese le mosse una decina di anni fa, un po' in sordina, e che poi gradualmente ha avuto una sua riconoscibilità, non eccelsa, non particolarmente significativa, ma certamente accetta appunto dalla comunità scientifica dei geografi, mi fa particolarmente piacere. Valutarsi e darlo valutarsi è un fatto importante, perché in un momento in cui il sistema universitario deve poter rispondere con concretezza alle domande che vengono dal sistema paese, non soltanto quindi dalla comunità scientifica di stretto riferimento o allargata, serve proprio a far sì che le risorse scarse di cui possiamo disporre vengano allocate nella migliore maniera, cercando di ridurre e contenere non dico gli sprechi, ma certamente le allocazioni poco produttive. Per presentare questa nostra iniziativa, per la quale io devo ringraziare tante persone, ma una in particolare fatemela ringraziare, si chiama Luisa Spagnoli, non so nemmeno se qui, eccola, e non te l'avevo visto, Luisa. Si chiama Luisa Spagnoli perché poi in ogni operazione, anche le più difficili, c'è sempre un cireneo. Ecco, nel caso specifico, lei e qualcun altro, c'è Valentina, sono state le cirenei di questa operazione. Quindi io devo ringraziare tanti, ma consentitemi soprattutto di ringraziare
di ringraziare loro due. Mi taccio, non dico altre stupidaggini. Abbiamo l'onore di avere qui Patrizia Ducci, che è il prorettore per la ricerca scientifica del nostro Ateneo, che ci ha sempre confortato, che ci è sempre stata vicina e che anche in questa circostanza non ha voluto farci mancare la sua presenza e la sua amicizia. Prego, Patrizia. Grazie. Innanzitutto ringrazio per questo invito, particolarmente a me grato, perché conosco i colleghi di Lettere e so quanto si impegnino per la ricerca, so quanto sia difficile per le aree umanistiche in questa particolare fase della nostra vita politica sopravvivere, più che altre aree, tutti abbiamo difficoltà di sopravvivenza, ma l'area umanistica in modo particolare, quindi mi fa piacere che non ci si arrenda, che partano nuove iniziative, e nuove iniziative in un senso assolutamente moderno. Porto ovviamente anche i saluti del nostro rettore e credo che sia anche per il futuro molto importante poter diciamo in qualche modo anche saper valutare tutte le nostre risorse anche grazie a questo tipo di strumenti. Il nostro Ateneo è da tempo, anche per quanto riguarda il sistema delle biblioteche, impegnato a mettere e a utilizzare lo strumento online di tutte le riviste, anche per quello che riguarda pubblicazioni come working papers, come strumenti proprio di divulgazione, per fare sì che a livello tramite lo strumento informatico e del web sia possibile anche conoscere quello che si fa come ricerca nel nostro Ateneo. Questa iniziativa mi pare di capire che è partita molto tempo fa, già dal 98, e quindi è approda giustamente ora con questo strumento che è quello del web, che certamente permetterà di poterla conoscere anche a chi come me è di un'area abbastanza lontana. Prima Franco Salvatori ha parlato dell'importanza della valutazione e anche un po' della difficoltà di questa valutazione. Come dicevo ad alcuni colleghi prima, le aree umanistiche, le aree giuridiche, dovendo fare delle valutazioni ormai a livello dei singoli Atenei annualmente, saranno le più in qualche maniera mortificate, perché se non ci saranno fondi sufficienti per fare delle peer review delle produzioni scientifiche delle aree umanistiche e giuridiche, io non vedo come noi possiamo uscire da questo pass. Insomma, gli indici bibliometrici vanno bene per due terzi dell'Ateneo, ma più di un terzo credo non possono avere queste cose. Parlavamo di questa cosa alla CRUI la settimana scorsa, perché l'Ambur ha già detto che loro non intendono fare una valutazione tipo questa UQR prima dei prossimi 4-5 anni, anche per problemi economici, il che vuol dire che avremo una valutazione nazionale a singhiozzo e si lascia ai singoli Atenei la responsabilità della valutazione. Ora, io credo che dovremmo occuparci, forse non me ne occuperò più io come prorettore alla ricerca, ma qualcuno al posto mio si dovrà cimentare su questa cosa, su quali modalità utilizzare per rendere valutabili, senza peer review, questo tipo di pubblicazioni scientifiche. In altri Atenei mi pare che le cose vengano risolte dando per queste aree delle distribuzioni a pioggia dei fondi. Però questo è mortificante, perché noi invece sappiamo che le vostre aree, soprattutto questa particolare area, questa geografica, è molto ben valutata a livello nazionale. Noi siamo in una posizione molto, molto, almeno lo eravamo, insomma, adesso vedremo con questa
prossima valutazione, molto buona, e quindi è mortificante di dover rinunciare a una possibilità di... Bisognerebbe fare qualcosa, bisognerebbe in qualche maniera muoversi perché diciamo venga riconosciuto che gli Atenei sono fatti anche di queste aree che portano, hanno un valore aggiunto molto importante, e ve lo dico come biologa che riconosce che la nostra forza come Ateneo sta proprio nel fatto che abbiamo questa universitas, cioè che abbiamo queste componenti. Noi abbiamo tantissimi colleghi che collaborano con colleghi di lettere da anni in maniera assolutamente molto, molto brillante, e credo che sia molto importante mantenere e salvaguardare questa interdisciplinarità. Quindi questo è un messaggio, vuole essere un messaggio tra tante tristezze e un po' di positività, e spero che questa, ecco, è una delle tante iniziative che vada proprio verso una maggiore valorizzazione di questa vostra area. Vi ringrazio e vi lascio, purtroppo non posso stare per tutto il tempo, quindi a un certo punto mi vedrete andare via perché mi devo occupare di QQR e ho lezione all'1:30, quindi devo in qualche maniera migrare dall'altra parte, altrimenti sarei volentieri rimasta fino alla fine. Grazie. Effettivamente da qualche tempo, sia a livello nazionale, europeo, ma anche nel nostro Ateneo, si ha la sensazione di una qualche emarginazione del sapere umanistico, o perlomeno di una qualche difficoltà del sapere umanistico a sapersi meglio rappresentare e ad essere compreso per quello che vale. Le tue parole mi confortano, perché ci confortano, perché sono significative della circostanza che Universitas non è morta e che in realtà i saperi si autofertilizzano, e che probabilmente il fertilizzante principale viene proprio da quel sapere umanistico che poi è alla base di tutti gli altri, saperi. Poi ti voglio ricordare che c'è, al di là del fatto che la geografia è normalmente considerata una disciplina ponte tra il sapere umanistico e il sapere scientifico hard, e quindi pratica, più o meno come lettura questo. Poi ti vorrei pregare di consegnare questo fascicolo al magnifico lettore, facendogli notare che abbiamo voluto che in copertina ci fosse il nostro campus, non per quello che è, ma per quello che tutti vogliamo sia, vale a dire una progettualità che ancora, che in parte anche considerevole, è stata realizzata, ma che ancora attende di essere pienamente realizzata.